Dal confronto con Vittoria Comellini è nata lo scorso anno l'idea di tracciare un percorso relativo al mondo delle donne e alle sue mille sfaccettature, ideando così una rassegna espositiva composta da una serie di sezioni. In pratica, il progetto complessivo è caratterizzato da una serie di mostre solo apparentemente indipendenti. In realtà fanno parte di una della medesima rassegna. La prima sezione è stata allestita il 22 agosto del 2020 e trattava la questione del ruolo della donna nella società del secolo scorso. La sezione che presentiamo quest'anno pone l'attenzione sulle 10 leggi che hanno cambiato la vita delle donne in Italia. L'obiettivo che ci siamo poste è quello di far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, i cambiamenti ottenuti e difesi attraverso manifestazioni, lotte politiche e sindacali. Nell'atrio del locale espositivo è stata prevista un'installazione dal titolo Scelte di donne, composte da una serie di grucce su telo nero e pile di libri poggiate sul pavimento. Le grucce, arnesi purtroppo ancora oggi utilizzati in alcuni luoghi per praticare l'aborto clandestino, rappresentano una sorta di promemoria per ricordarci di ciò che era in passato e ricordarci ancora che oggi noi possiamo scegliere. I libri rappresentano la fonte di conoscenza, di cultura, capace di operare il più grande dei cambiamenti, quello delle idee. La sala espositiva è uno spazio pressoché quadrangolare con un solo punto di accesso. All'interno sono stati disposti 10 cunei secondo un disegno planimetrico di un cono ottico. Entrandovi, il visitatore riesce a cogliere in un sol colpo d'occhio quasi tutte le facce dei cunei su cui sono state incise le 10 leggi. Lungo le pareti sono disposti dei cartelli. Su ogni cartello troviamo delle scatole contenenti foto, immagini, testimonianze, articoli e documenti relativi alle 10 leggi. La scelta di utilizzare le scatole è stata concepita pensando al gesto di rovistare nei cassetti della memoria per tirar fuori pensieri, testimonianze, ricordi. I colori invece che caratterizzano la mostra, suggeriti dalla grafica Teresa Magni, sono il nero, che testimonia tutto quello che è stato ed è successo nel passato e che ora non dovrebbe più appartenerci. Il giallo, il colore della mimosa, simbolo dell'8 marzo, rappresenta il cambiamento. Il rosso, colore della lotta, simbolo del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Invito tutti quindi a Pia Maggio per scoprire cosa abbiamo tirato fuori dalle scatole della memoria per condividerne la conoscenza.